Il nostro tavolo era centro storico e sicurezza, poiché abbiamo cercato di lavorare in tante momenti. Io relazionerò a centro storico e Remigio sulla sicurezza. Si sente? Sì. Allora, per quanto riguarda il centro storico, è inevitabile che vada a incontrarsi con quello, a scontrarsi il programma con quello là che è il tavolo cultura. Qualcosa che è stato detto sarò costretto a ripeterlo ai donne. E lavorare questo programma significa praticamente mettere in evidenza diversi aspetti che vanno dalla storia alla diversità urbanistica e al suo ricco patrimonio storico, culturale e artistico. Importante chiaramente cercare di coniugare diversi aspetti con quelli sociali, economici e di vivibilità dei cittadini che abbiamo. Il nostro centro storico è uno dei più popolati d'Europa, secondo me. Chiaramente pochi progetti, trattandosi di argomenti che relativi al recupero di beni architettonici, possono essere a costo zero. Su quelli che saranno, diciamo, gli argomenti di reperimento di questi fondi, chiaramente tutto ciò spetta alla cittadinanza e solo ad essa praticamente. Quindi abbiamo varie ipotesi, potrebbero essere fondi europei, fondi UNESCO o altre soluzioni, però diciamo in tutto questo chiederemo magari anche la un breve sondaggio tra l'Italia. Per quanto riguarda le proposte dirette, restaurare, utilizzare i siti oggetto di attrazione turistica chiusi o in stato di abbandono, unitamente a quelli utilizzabili per sostenere l'artigianato e le eccellenze produttive, tipiche e caratterizzanti del proprio del centro storico, con modalità utili sia per il raggiungimento dell'obiettivo e per quanto riguarda per tutte le ragioni di questo veicolari e pedonali, le ZTL, per incrementare la fruibilità del centro storico, migliorando nel contempo la mobilità sia all'interno sia all'esterno di esso. Non mi dilungherò sulle soluzioni car sharing, bike sharing, perché già le ha accennate la mobilità. L'abbattimento delle barriere architettoniche su tutto il territorio, lì dove ovviamente ciò sia politistici. Recuperare ambienti urbani, un'azione adeguata dei palazzi, dei castelli, delle fontane storiche ed elementi di arredo urbano atti ad esprimere appieno l'unicità del territorio. Allora, istituito ai musei, ai siti archeologici per residenti, giovani ed anziani, per infondere il senso di appartenenza al territorio. Dare priorità ad interventi di recupero e valorizzare attraverso una gestione ottimale del immobiliare comunale, attraverso risorse utili sia per l'occupazione di questi siti di lotta, tutti orientati, diciamo, a partire da una zona e magari poi da lì riconquistare magari man mano tutto il territorio. Per quanto riguarda la sicurezza passo la parola a Remigio. Dico che il nostro tavolo sulla sicurezza, siccome abbraccia una cosmologia di eventi molto ampia, si è puntato su quella che dovrebbe essere la lotta all'attività criminale. La lotta all'attività criminale nessuna istituzione l'ha fatta seriamente a Napoli ed è per questo che ci ritroviamo in una città prevalentemente violenta. Se noi dovessimo contare le vittime che sono state fatte da gennaio ad oggi, vediamo che superano abbondantemente quelle che sono state fatte negli ultimi attentati sulle cronache di tutti i giornali, di tutti i telegiornali di questi giorni. Quindi le proposte nostre per cercare di contrastare il fenomeno criminale sono prevalentemente due, che abbiamo discusso proprio nel dettaglio, e queste sono la lotta alla criminalità tramite l'incremento di quella che è una struttura preesistente di videosorveglianza, portarla a un livello superiore simile a quello londinese, canadese, newyorkese, che sono riusciti nel tempo, dal 2009, esattamente l'anno in cui sono stati avuto problemi. Ci sta praticamente delle attività criminali variano, non è che si sono stanziate, anche se sulla bocca di tutti sappiamo quali sono i quartieri difficili, hanno brevettato un sistema dove le telecamere possono essere spostate e portate lì dove servono.
quindi stiamo pensando di portare l'amministrazione all'amministrazione quest'idea, quella è quella dell'attività portuale che deve essere controllata, perché sappiamo che praticamente passano tutti e quasi tutti dal porto. Io ci possiamo interfacciare. Allora, tavolo sviluppo e attività produttive. Abbiamo parlato di World Summit delle Smart Cities. E Smart Cities, giusto per farvi capire, è quella città che utilizza i sistemi dell'informazione, le nuove tecnologie per migliorare la vita dei cittadini. E abbiamo poi parlato del patrimonio immobiliare della città di Napoli. Abbiamo un attimo messo giù un po' di ipotesi di come lo potremmo utilizzare. E ovviamente le ipotesi sono per quanto riguarda le case 3. Ovviamente potremmo pensare di venderne alcune, potremmo pensare di vendere tutto il settore privato e il patrimonio immobiliare. Abbiamo pensato, abbiamo pure lì buttato una serie di ipotesi, e una potrebbe per esempio essere dare edifici pure fatiscenti ad alcuni privati a cambio di che loro li possano risistemare e non pagare l'affitto per alcuni mesi. Altra cosa ancora riguarda i musei, sarebbe bello poter applicare a Napoli il modello dei musei così come funziona in UK, in terra. Per esempio sì, molti non entrano senza pagare, però i napoletani si spendono soldi perché ci sono tutti i tipi di locali, attività, bar, ristoranti e servizi extra. E come ultima cosa ci siamo dati un metodo per quanto riguarda la proposizione di nuove idee, soprattutto ovviamente economiche, e funziona in questa maniera. L'idea sarà proposta inizialmente sul gruppo Facebook nostro, lì sarà commentata e una volta che si arriverà a una conclusione di un'idea così ben fatta e ben formattata, sarà poi passato su Meetup. Ovviamente tutti siete invitati a postare tanto su Meetup come sul gruppo Facebook. Questo era per me e vi passo. È il contrario. C'è un limite tecnico del Meetup. Cioè, voi sapete che in Facebook quando uno scrive qualcosa, dopodiché uno può commentare e uno sa che ovviamente quel commento appartiene a quel post specifico. Si può citare la risposta. Si può citare la risposta. Lo strumento è il Meetup, quello deve essere. Questo lo andiamo avanti. Centrale il Meetup, stiamo facendo questo. Allora va benissimo il Meetup. Come lo dico? Io sono stato al tavolo delle attività produttive e è stato affrontato il patrimonio del Comune di Napoli. Ma soprattutto in chiave politica è stato affrontato e poi come soluzione. L'idea di avere un patrimonio del Comune di Napoli che è oggetto di clientelismo, oggetto chiaramente di opportunità per la classe politica esistente, di avere dei consensi politici, è una cosa forte. Attività produttive. L'idea di avere da parte del Comune di Napoli un patrimonio immobiliare così vasto e gestito male è una cosa che fa schifo. Noi abbiamo proposto, almeno io ho proposto, di avere praticamente un'apertura di vendita del patrimonio del Comune di Napoli a coloro che vogliono accettare questa proposta. Però guardando con attenzione alle persone che non possono permettersi di comprare il patrimonio del Comune di Napoli. Lì il Comune di Napoli deve essere parte attiva e deve fare un serio welfare, quello che dicono gli americani. Bisogna dare degli aiuti a coloro che non possono pagare il fitto, non possono, chiaramente per condizione economica, comprare l'appartamento, comprare l'immobile, stiamo parlando di edilizia residenziale abitativa, perché sono già troppi gli sprechi nella manutenzione e nel clientelismo che fa il comune affidando a delle società che conosciamo benissimo, macchiate di corruzione. Allora la mia proposta è quella praticamente di vendere buona parte del comune, del patrimonio comunale, di edilizia residenziale e abitativa a tutti coloro che la vogliono acquistare e dato opportunità anche
chiaramente l'indotto qual è? È prendere queste risorse e poterle reinvestire nella manutenzione dell'immobile, anche perché c'è anche un'urgenza, voglio dire solo questo come fatto conclusivo, c'è anche un'urgenza dovuta ad un territorio altamente sismico e nella sismicità noi abbiamo un pericolo, c'è un'emergenza, quindi noi possiamo dare praticamente contenuto, noi possiamo dare contenuto a quello che sto dicendo attraverso la realizzazione del patrimonio comunale in parte europea. C'è un altro tavolo, non aveva rifiuti, no? Basta. C'è quello dei rifiuti, c'è qualche altro tavolo oltre a quello dei rifiuti, no? È l'ultimo allora. Allora, brevemente, oggi abbiamo fatto un incontro abbastanza movimentato. Oggi abbiamo affrontato l'argomento sull'elettrosmog, che è venuta la dottoressa dell'ASLA a proporci delle cose, e la prossima settimana porterà una relazione che integreremo nella bozza di programma che volevo portare all'attenzione di tutti. Oggi abbiamo parlato di Asia, perché era rimasto in sospeso nei incontri precedenti, lo studio di Asia, la situazione attuale, i contratti in essere e gli obblighi che Asia nei confronti sia del comune che nei confronti dei fornitori e dei consorzi territoriali. La situazione che emerge da Asia è una situazione di un'azienda molto vecchia, con 52 anni di media del personale, 2.400 addetti, dei quali più dell'80% ha più di 50 anni. E di questi quasi un terzo degli addetti di Asia ha sopra i 57 anni, quindi è prossima alla pensione. Infatti ogni anno escono quasi 70 persone per pensionamento ogni anno in Asia. Quindi questa è un'azienda, diciamo, che sul mercato dei servizi, se fosse un'azienda privata, sarebbe già fuori dal mercato da anni, vista l'età media che ha un costo del personale altissimo, pari al 64% del costo del lavoro. Quindi lì ci sarà un duplice lavoro che chi salirà al comune dovrà fare, quello di vedere il discorso del personale in prepensionamento. E qui sarà un discorso da affrontare anche a livello sociale, a livello di bilancio e tutte le implicazioni che può avere questo sul fatto della sociale della città. Il secondo è l'aspetto quello dei servizi che rende Asia e del mancato introito della differenziata, perché l'altro problema grosso di Asia è che non riesce a ricavare abbastanza dalla raccolta differenziata, perché ha dei vincoli contrattuali con CONAI e gli altri consorzi che stanno riducendo sempre di più la quota che danno ad Asia, perché Asia non riesce a dare materiale di qualità. Questo vuol dire che mancati ricavi a bilancio vuol dire costi fissi di personale altissimi a fronte di ricavi sempre più bassi, vuol dire che è una situazione economica che non permette investimenti. Noi quindi andremo a incontrare Asia, si è reso disponibile Mariano Peluso a fare un incontro con Jacopucci, per chiedere i documenti che mancano, che sono i contratti che ha Asia con il CONAI e gli altri consorzi, i contratti degli smaltitori finali, perché è fondamentale sapere perché Asia non riesce a ricavare dalla differenziata i soldi che gli servono per investire in mezze attrezzature, e poi qual è il problema con il CONAI e l'ANCI, perché il problema di Asia è che è un'azienda totalmente comunale che dovrebbe essere controllata dal comune, che dovrebbe avere due strutture, una dal punto di trasparenza e quindi dal punto di vista amministrativo e una dal punto di vista di controllo operativo. Questa struttura di controllo operativo non è mai stata messa in piedi dal 2013 a oggi, per cui ci troviamo come cittadini nella situazione che non possiamo verificare quello che succede, subiamo un servizio fatto malamente anche nei quartieri dove viene fatta una cosa differenziata, come per esempio Chiaiano, dove Abri è stato uno dei primi a partire, dove non viene raccolta sistematicamente l'unico, dove non vengono attuate tutte le cose che sono scritte sul contratto dei servizi. Quindi noi faremo prima questa fine, diciamo, del controllo di Asia, per poi integrare la parte dell'Ubido, del piano dell'Ubido, che abbiamo fatto come movimento negli ultimi anni,
è il nucleo di quartiere, con impianti di quartiere con postaggio, integrandolo per il periodo che ci sarà tra la realizzazione degli impuoi, successivamente nei prossimi incontri, affrontare la raccolta differenziata delle buone pratiche di riduzione e gestione dei rifiuti, come possa essere gli ecopunti, che era uno dei punti che avevamo studiato, e poi la riduzione degli imballaggi, vedere come il comune può intervenire su questi aspetti. Per cui il prossimo appuntamento sarà l'incontro con l'ASIA, nel quale cercheremo di fare le pulci tra virgolette all'ASIA e capire dove sono i problemi che rendono impossibile il decollo della raccolta differenziata. Bravo. Finito.